presenti e di alcuni che non possono essere qui presenti questa sera, dei religiosi, delle religiose e di tutto il popolo santo di Dio, gli auguri più sinceri per il primo anniversario della sua ordinazione episcopale. Le sono vicini in questa ricorrenza i suoi familiari e le persone che per tanti anni ha servito come pastore nella parrocchia dei Santi Medici in Vitonto, con Don Vito, nuovo parroco, e Don Antonio, collaboratore parrocchiale. Ricordiamo con gioia la sera di quel 2 maggio nella piazza del santuario. In quella sobria e intensa celebrazione abbiamo potuto percepire ancora una volta quanto il Signore era buono con la nostra Chiesa diocesana. Ci donava un nuovo pastore. Certamente il Signore veniva a sconvolgere la sua vita, lasciare la sua comunità che l'ha tanto amato e pianto, e iniziare la nuova avventura a cui veniva chiamato dallo Spirito Santo e dalla Chiesa. Vogliamo ringraziarla per lo zelo, la generosità, l'entusiasmo che quotidianamente profonde nel suo ministero a favore di tutti, per come spende la sua vita, il suo tempo, senza risparmiarsi per il Regno di Dio. Ringraziarla ancora per il suo magistero e per come sta cercando di dare alle nostre comunità un volto sempre più missionario. Durante questo anno ha avuto la gioia e la possibilità di conoscere e amare questa Chiesa ricca di tante risorse umane e spirituali. In breve tempo è entrato nella vita e nel cuore del nostro popolo. Il Signore ha provveduto anche a salare questo primo anno di episcopato con il sale della croce. La croce è il vessillo della nostra salvezza. In un antico inno viene definita ossatura della terra, pilastro dell'universo. Non c'è vita né fecondità senza la croce. In questo tempo del suo ministero vissuto tra noi, ha potuto sperimentare che la missione del Vescovo è accettare quella croce che porta anche visibilmente, la croce dei tanti problemi, la croce di intervenire e di non lasciare incancrenire le situazioni quando sarebbe più comodo lasciare tutto tranquillo, la croce del parlare chiaro, come dice Gesù: il vostro parlare sia sì, sì, no, no. La croce di prendere decisioni anche scomode. La croce delle tante sofferenze che affliggono il popolo che gli è stato affidato e che viene quotidianamente a bussare alla sua porta. Vogliamo pregare per lei questa sera, perché quel Gesù a cui ha affidato la sua vita e il suo ministero le dia sempre forza e coraggio. La Vergine Maria la custodisca perché il suo ministero sia sempre più fecondo e possa aiutare questa terra di Calabria nella sua rinascita spirituale e sociale. Auguri di cuore. Carissimo Don Ciccio, vicario generale di questa bella chiesa di Cassano Longonio, non soltanto per queste parole sapienziali che ha voluto comunicare e trasmettere alla persona, ma soprattutto per la tua bella testimonianza di uomo fedele alla Chiesa e fedele a Cristo. Un abbraccio incondizionato a voi, confratelli sacerdozio,
imparato a conoscervi ad uno in questi 11 mesi. Un'esperienza bella di condivisione, gioie e dolori, nella consapevolezza che soltanto nell'autenticità e nella verità delle relazioni umane si può costruire un presbiterio che sia secondo il cuore e la volontà di Cristo, buon pastore. Saluto con quel rispetto dell'autonomia della politica, le autorità qui presenti, civili e militari, con cui abbiamo intrapreso un cammino di sussidiarietà verticale che ci consente, nel rispetto delle proprie responsabilità, di mettere a tema il bene comune di questa terra straordinariamente bella, ma di questa terra molto spesso sfigurata da atteggiamenti che non corrispondono né alla sensibilità dell'uomo comune né ad una progettualità seria per il bene e i beni di tutti. Saluto con empatia, con un abbraccio di cuore, pieno di emozione, la comunità Fondazione, Parrocchia, Santuario, Santi Medici, che ho già ad uno salutato, un'emozione sempre nuova, perché è in quella comunità che mi sono maturato ed è in quella comunità che, attraverso quella dialettica tra croce e risurrezione, risurrezione e croce, mi sono così preparato ad affrontare nuove sfide, come la sfida di essere vescovo in questa terra. E chiaramente un abbraccio tutto particolare al caro Don Vito, a cui mi lega un'amicizia a prescindere dai nostri ruoli, un'amicizia fatta di sostanza, fatta di armonia bella, di condivisioni, di sogni anche ecclesiali e non solo. Chiaramente saluto il diacono Antonio Stizzi, che tra l'altro nel mese prossimo sarà ordinato presbitero, e anche Francesco, no? Che anche lui sarà ordinato diacono. E quindi saluto tutta questa bella comunità che ho lasciato a Bitonto, saluto le mie sorelle, e attraverso queste sorelle che non mi fanno mai mancare l'attenzione rispettosa seppure a distanza, saluto i nipoti, i pronipoti, tutte le famiglie che sono dietro di loro. E poi abbraccio tutta la mia diocesi, no? I 22 comuni che compongono la nostra diocesi di Castano Vajon. 22 comuni, uno diverso dall'altro, ma tutti accomunati, a mio avviso, da un grande bisogno. Il bisogno di cambiare. Un cambiamento che significa rinnovamento, un rinnovamento che significa non cediamo alla tentazione della rassegnazione e della sudditanza. Ora, chiaramente saluto anche gli scout, i bambini, tutti quanti, no? Adesso raccogliamo tutto, proprio tutto, tutto ciò che ci appartiene, tutto ciò di cui abbiamo consapevolezza e tutto ciò di cui non abbiamo coscienza, e lo deponiamo su quell'altare, dove tra poco celebreremo il grande mistero della nostra fede. Per essere degni ci riconosciamo peccatori, sapendo che tutti siamo fragili, tutti cediamo ai piccoli o grandi compromessi della vita, nella consapevolezza però che questo mistero, che diventa misericordia, fa di noi delle persone nuove, nella misura in cui dichiariamo il nostro peccato. Abbiamo proprio ora ascoltato queste parole, che vorrei richiamare al cuore pensante di tutti noi. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà
crederà di rendere culto a Dio. Vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. Sono le parole con cui Gesù prepara i suoi discepoli al distacco fisico dalla sua persona. E al tempo stesso sono parole che Gesù pronuncia perché vuole preparare i suoi all'ora della persecuzione, all'ora del martirio. Ce lo diciamo con molta verità. La strada che Gesù insegna è quella del martirio. Egli prepara i discepoli perché non si scandalizzino per la sua croce. La croce è scandalo per i giudei che si aspettano dei segni, ed è stoltezza per i pagani che chiedono invece sempre idee nuove. I cristiani predicano Gesù Cristo crocifisso e sanno, come aveva già detto loro anticipatamente, sanno che quanto è accaduto a lui accadrà anche a tutti coloro che si mettono seriamente e coerentemente alla sua sequela. Diciamocelo questa sera: chi si mette seriamente e coerentemente alla sequela di Cristo non può non incontrare il martirio. La testimonianza cristiana può essere ordinaria, ma deve caratterizzare la nostra la vita fino a diventare martirio in determinati contesti. E non possiamo sottrarci all'ora in cui il martirio, come fedeltà a Cristo, diventa la scelta della nostra autenticità. Ed è proprio nella testimonianza martiriale che viviamo fino in fondo l'esperienza pasquale, l'esperienza della Pasqua, senza essere mai soli o abbandonati a noi stessi, perché il Paraclito, cioè il Consolatore, cioè il Difensore, ci proteggerà da ogni possibilità di cedimento. Lasciatemelo dire con grande stupore e con grande emozione: che felice coincidenza che il mio primo anniversario della mia ordinazione episcopale coincida con una stupenda memoria liturgica di cui oggi la Chiesa fa memoria, la liturgia di un grande vescovo, di un grande dottore della Chiesa, Sant'Atanasio. L'epoca in cui visse Sant'Atanasio fu caratterizzata da una grande crisi. Chi conosce un po' la storia sa che siamo intorno al 360 e la dottrina autentica della Chiesa, della fede cristiana, rischia seriamente di essere compromessa. Sentite che cosa dice con una frase lapidaria San Girolamo. San Girolamo in quegli anni, e di quegli anni, dice così: e il mondo sgomento si ritrovò ariano.
questo contesto Sant'Atanasio, vescovo resistente, non cedente, e non si piegò minimamente ad alcuna deviazione né dottrinale né di stampo etico-morale. Fu una stella di testimonianza Atanasio in quegli anni difficilissimi per la fede cristiana e per la Chiesa. La sua testimonianza di vescovo e dottore della Chiesa è per me, vostro vescovo, e per tutta la Chiesa è la sua testimonianza paradigmatica. Cosa voglio dire? Anche noi oggi vi esorto a rendervene conto con me. Anche noi oggi viviamo alcune forme di persecuzione. In certi paesi ci sono persecuzioni che uccidono, che mettono a rischio la vita biologica e fisica. Ma attenzione, noi in Europa stiamo vivendo un tempo di persecuzione che mi piace chiamare persecuzioni culturali. Chiaramente mi riferisco al contesto storico e territoriale. Innanzitutto, ce lo vogliamo dire con grande lucidità, cerchiamo di non nasconderci la bellezza ma anche la crudezza del tempo che stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo un tempo di scristianizzazione. Lo dicono tutte le indagini rigorose e serie. C'è un crollo attuale trasversale, la chiamerebbe dottrino Bello, un crollo dell'evidenza etica. Oggi non c'è più una etica. C'è una crisi che gli attenti studiosi chiamano il post-umano o il trans-umano. Il post-umano e il trans-umano interpellano le nostre identità esistenziali. Lo sviluppo dell'alta tecnologia, così invasivo e pervasivo, si impone oggi come un nuovo credo accattivante, idolatrico e vincente. Lasciatemi dire, viviamo il tempo dell'imperialismo tecnologico, a cui soggiace l'economia e all'economia soggiace la politica istituzionale e non. Ancora, c'è una indifferenza o indifferentismo religioso che sembra postulare l'assioma che Dio non interessa, anche se c'è. Se c'è Dio, a me non interessa. Io vivo meglio, o meglio, non mi pongo il problema se Dio c'è o se Dio non c'è. Ebbene, in questo contesto che definisco storico-culturale, che definisco persecuzione strisciante, che cerca soprattutto di far cedere, di far crollare i fondamenti su cui si è costruita una tradizione culturale anche cristiana cattolica, ebbene, io come vostro pastore, nel mio servizio episcopale, sento una grande responsabilità che mi piace discernerla così. Cari confratelli, care religiose, religiosi, cari uomini e istituzioni, carissimo popolo di Dio, vogliamo porci una domanda oggi, che è la domanda seria. Che cosa lo Spirito chiede alla Chiesa
Tukur, ma chiede alla nostra diocesi. Oggi che è tempo di complessità, ma al tempo stesso è anche tempo di opportunità. Tutti i tempi complessi che la Chiesa ha vissuto attraverso un discernimento sapienziale sono diventati tempi di grazia, opportunità di grazia. Ed è qui il vero fondamento, non di un ottimismo stupido e banale, ma di un ottimismo sapienziale, perché sappiamo che non siamo abbandonati ai nostri destini, perché Gesù il risorto è con noi sempre fino alla fine del tempo. Ad un anno dalla mia consacrazione, ad un anno quasi d'ingresso in diocesi, mi rendo conto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, del grande dono che mi ha fatto il Signore risorto attraverso la volontà di Papa Francesco. Però ve lo voglio dire senza piaggeria, ma senza così, senza retorica. È un dono però che sperimento sempre tanto grande rispetto alla inadeguatezza di ogni vita umana e quindi della inadeguatezza della mia vita personale. Ed è per questo che desidero questa sera elevare a Dio il mio canto di lode e di ringraziamento con tutto il popolo che mi è stato affidato, con tutta la diocesi, invitandovi ad unire a me. E invito anche voi, popolo della mia comunità amata di Bitonto, qui rappresentato in un gruppo della parrocchia Santuario Fondazione Santi Medici, che con Don Vito, il mio successore, siete qui presenti, invito tutti. Il mio recente passato e il mio presente, unirvi al mio canto di lode, che voglio con tutti voi elevare all'unico Signore della mia vita e della mia storia in questa celebrazione, che vuole essere soprattutto celebrazione di rendimento di grazie. Di una cosa sono certo, e me ne rendo sempre più conto col tempo passa: il Signore mi ha voluto proprio tra di voi per essere ogni giorno vita donata per il Vangelo e il Regno di Dio. L'amore che provo per voi, confratelli e sacerdozio, neanche voi, credetemi, lo percepite, perché l'amore, quello vero, è indicibile, è ineffabile, o si può soltanto tentare, con tutti i limiti, di testimoniarlo nella quotidianità delle nostre relazioni, carissimi confratelli e sacerdozi. Ho cercato in questi primi 11 mesi di ascoltarvi ad uno, di comprendervi nelle vostre difficoltà, di valorizzarvi nei vostri carismi e di incoraggiarvi nel vostro servizio pastorale. Sento di sperimentare ogni giorno una corrispondenza di sentimenti, una profonda sintonia, che è amore incondizionato con tutto il popolo della nostra Chiesa diocesana, ogni paese che abito, ogni paese che incontro, ogni comunità che incontro, ogni passeggiata che faccio anche qui per le strade di Cassano Iorio, sperimento una corrispondenza, un affetto, una profondità di sentimenti che anche con voi, caro popolo mio, è indicibile e ineffabile. Sperimento la profondità e l'intensità di quella espressione che ricorderete, l'ho detta subito nel mio primo incontro, ve l'ho ripetuta in altre circostanze e ve la ripeto ancora una volta questa sera, perché non è mia, ma l'ho fatta mia,
quando Don Tino Bello mi regalò il diario della vita di Oscar Romero, dove Don Tino Bello mi regalava un libro che poi sono andato a rileggere all'indomani del 28 febbraio, di dove Don Tino Bello mi diceva: Oscar Romero, un vescovo fatto popolo. Profezia? Vaticinio? Coincidenze? Di certo. Ho trovato in quelle parole di quel grande vescovo a cui faccio molto riferimento, che io già sperimento come beato e santo nella mia vita personale, ieri come sacerdote, oggi come vescovo, quella frase: voglio essere un vescovo fatto popolo, l'ho fatta mia dal primo momento in cui, tornando dall'incontro nella Nunziatura Apostolica, quel giorno famoso del 20 febbraio dell'anno scorso, da allora ho sentito in me che ero chiamato ad essere un vescovo fatto popolo, un tutt'uno col presbiterio, un tutt'uno con il popolo di questa terra che mi è stato affidato. Desidero però, e anche qui voglio parlarvi con grande onestà e con grande sincerità, però mi lascio sempre guidare dalle parole straordinariamente belle che Paolo l'Apostolo rivolge nella lettera ai Galati. Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo. Non devo piacere. Io devo soprattutto piacere a Cristo. E devo soprattutto fare la sua volontà. Devo soprattutto piacere al suo cuore, alla sua vita, al suo essere risorto in mezzo a noi. Non vado alla ricerca del consenso. Guai se un vescovo o un sacerdote andasse alla ricerca del consenso. Guai se i cristiani andassero alla ricerca del consenso. Il cristianesimo diventerebbe una religione civile destinata al fallimento. Io dico per fortuna. Guai se riducessimo il cristianesimo ad essere una religione civile. Il vescovo, un cristiano, un credente serio, non può andare alla ricerca del consenso, né tantomeno dell'applauso. Ma noi credenti, a me vescovo, a voi sacerdote, a noi tutti, è chiesto di essere fedeli a Cristo crocifisso e risorto, lasciandoci sempre interpellare e scuotere dai grandi segni dei tempi. Mi chiedo, dopo 11 mesi, e lo chiedo soprattutto a voi confratelli che custodite come avamposto pastorale nel nostro territorio, che custodite la bellezza ma anche la negatività della nostra terra, chiedo a voi uomini delle istituzioni, civili e militari, chiedo a tutto il popolo, chiediamoci quali sono i segni dei tempi nel nostro territorio. Io vorrei richiamare, e termino, alcuni segni che mi hanno scosso in questi primi 11 mesi, mi hanno scosso e mi stanno quotidianamente interpellando. Dopodomani ho convocato alcuni uffici e i vicari per incominciare a scrivere un progetto che, lo dico subito, sarà un progetto pastorale quadriennale. È una bozza che condividerò dopodomani e incominceremo a riflettere e cominceremo a capire ciò di cui prima ho parlato, cioè che cosa lo Spirito chiede alla Chiesa. Perché è lo Spirito che dobbiamo ascoltare, ma lo Spirito ci parla attraverso tutti i segni che sono presenti sul nostro territorio. Questa sera ve ne cito qualcuno: la mancanza del lavoro, che genera disperazione e sconforto in tante famiglie, che in questi 11 mesi mi hanno fatto avvertire un senso di impotenza. Pensiamo all'usura. Non posso ancora una volta che gridare le tante famiglie che non possono vivere neanche la bellezza di una passeggiata
impaurite e prigioniere dall'usura devastante. Non posso non rilevare il caporalato, che è la nuova forma di schiavitù del nostro territorio. Non posso non richiamare la coscienza di tutti il lavoro nero, che sono facce speculari di una mancanza del lavoro o di una concezione negativa del lavoro vissuto in quanto tale. Non posso non rilevare sul nostro territorio separazioni di famiglie. Quante famiglie separate ho incontrato in questi 11 mesi? Credetemi, non avete idea. Poi vi posso, anche perché me le sono scritte, vi posso dire quante famiglie separate ho incontrato in questi 11 mesi. È un altro segno su cui non possiamo non fare discernimento sapienziale per capire anche qui il che fare. Ancora, constato quotidianamente paura e rassegnazione da parte dei cittadini, credenti e non, credenti e non, persone che vivono nella paura più totale, che non possono esercitare liberamente il loro esercizio di libertà. Ancora, la sudditanza, la mancanza dei diritti di fronte a quelli che, con una frase ormai diventata popolare, chiamiamo i poteri più o meno forti o più o meno occulti. E come non lasciarci interrogare, cari confratelli, carissimo popolo di Dio, autorità? Ma ci stiamo rendendo conto della condizione dei nostri preadolescenti, adolescenti e giovani? Molti sono vittime dell'alcol, molti sono vittime delle sostanze stupefacenti. E molti diventano facili manovali di chi vuole depredare, schiavizzare il nostro territorio. Concludo. Siamo chiamati a una bella sfida, ma non siamo soli. Se siamo popolo, se recuperiamo il popolo come comunità e come soggetto di un protagonismo nuovo per scrivere una nuova pagina di un nuovo umanesimo, noi credenti, sapendo che non siamo soli perché lo Spirito è con noi, questa sfida la si può e la si deve vincere col Vangelo tra le mani. È il Vangelo la nostra forza, è il Vangelo la nostra forza. Non abbiamo bisogno di armi, di poteri, abbiamo bisogno del Vangelo e ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno della grazia di Cristo e ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno dell'Eucaristia e ce l'abbiamo. Queste sono le nostre, tra virgolette, armi a nostra disposizione. Non crediamo in altre armi, crediamo soltanto nella presenza della grazia di Cristo, nel Vangelo e nei sacramenti, in modo particolare nell'Eucaristia. Ringrazio allora il Signore anche per lo sguardo di tanti bambini che ho incontrato e che incontro quotidianamente, il cui stupore ci invita ad osare di più, nonostante le difficoltà. A tutti, ripeto, a tutti, a nessuno escluso, ad ogni cittadino, credente e non, ad ogni uomo e donna, credente e non, dei 22 comuni che compongono questa chiesa locale di Cassano d'Aglione, a tutti il mio grazie per il dono che ciascuno e ciascuna di voi è. Perché per me ogni
ogni persona. Al di là della sua appartenenza, è un dono, senza sé e senza ma. Ancora un grazie alla mia amata comunità di Bitonto, che custodisco e custodirò sempre dentro di me, nel mio cuore pensante. Un grazie di cuore alle mie tre sorelle, Carmela, Tina e Dora, che mi hanno fatto una sorpresa, non sapevo che sarebbero arrivate, e alle loro rispettive famiglie per l'affetto e la grande disponibilità nei miei confronti che continuano a dimostrarmi. Chiudo dicendo, voi sapete che ho sempre detto che io non sono lo sposo della Chiesa. Da questo punto di vista sono molto agostiniano. Agostino dice che lo sposo della Chiesa è uno, è Cristo, il Vescovo e l'amico intimo dello sposo. E io vorrei essere fedele a questa mia teologia. Dinanzi allo sposo della Chiesa di Cassano, che è Cristo, di cui sento di essere amico intimo, dichiaro ad un anno della mia consacrazione, dichiaro ancora e sempre la mia disponibilità a farmi tutto a tutti, tutto a tutti, affinché tutti possano incontrare colui che può veramente rinnovare nella gioia la vita di ciascuno, Gesù il risorto. Che sia così. Amen. Peace.